Devo girarle. Un attimo, sì. Ragazzi. Tornare da Joel. Lei dove? Oh, merda. È caduta da qualche parte sulla collina, però non la vedo. Ecco qua. Sei tu, Mocciosetta? Qui niente. Ah, vedi come sono disgraziati. Dimmi se l'ho preso. Ecco, cosa imparate? Allora, salve ragazzi, qui del 38 come va che si dice? Allora, non dovevo ucciderli, onesto, però... dovevo. Allora... Mi hanno ucciso il cavallo, anche se non lo vedo più. Dov'è il cavallo? Ah, ecco. A quanto mi dispiace. Vabbè, pazienza, ragazzi. Andiamo. Sì, mi sarei dovuto comunque scappare, quindi non mi devo farmi scamare. Cose? No, ok. Allora, come va che si dice? Ora dobbiamo passare per di qua. Vediamo se troviamo materiali, robe. Allora, io mi sto divertendo comunque a rigiocare a The Last of Us, onesto. Ma so perché è più fluido, raga. È più giocabile. Ecco, mettiamola così, è più giocabile. Sennò col cavolo che ci giocavo. Ok, non c'è niente qui. Sul serio? Va bene. Ora c'è solo un problema, non ho niente. Eccetto questo. Ellie, però cavolo, io avevo tutti quei bei equipaggiamenti con Joel. Ho però l'arco e frecce, almeno questo. Sarà divertente usarlo. Non è lui a dirti. Mi ha detto che è la tipa dell'università. Sai quanti dei nostri sono stati ammazzati laggiù? Sapevo che fosse lei. Fanculo a David allora. Non voglio correre. Voglio farla finita e andare a casa. Dove cacchio sono? Ah, sono davanti a me. Ok, hai scelto il modo più doloroso. Oh cazzo! Sparpagliate! Dai. Qui non c'è niente. Neanch'io. Figlia di puttana. Cerchiamo ancora. Andiamo a cercare.
Niente da questa parte! Idem qui! Bella! Sta facendo una strage di deficienti. Anche se il mio obiettivo era molto più di... Ah. Era molto più diverso il mio punto di vista. Aspettate ragazze, che qua veramente ci troviamo nello schifo. Qui è tutto ok, lì? Qui è lo stesso. C'è qualcun altro qui. Ah, però aspetta, ma hai il fucile a pompa te? Ho sbagliato. Porca troia! Uomo a terra! Uomo a terra! Cerchiamo ancora! Grande! No, sto cercando di non farmi sgamare, ragazzi. Più stealth possibile. Aia, no, ma come? Ecco, è andato. Credo che sei l'ultimo, sai? Minchia. Ho ucciso tutti tranne... Solo tu mi hai fregato alla fine, eh? Alla fine solo tu mi avevi fregato. Allora, voi dovete sapere che quando... nella versione remastered... Sapete com'è andata a finire in realtà nella versione remastered? Che dove io mi trovavo lì c'era una macchina e io con l'arco di frecce pum 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 ammazzavo tutti. Che pariata. Ok. Ora, situazione veramente critica. Eccetto che ho questo, però non ho altro. È un buon fucile a pompa. Peccato che devo arrivare lì sopra. Guarda chi c'è là in fondo. C'è un cecchino. Guardalo. Che cos'è? Ah, un coso delle luci, bello. Comunque ho fatto la strage dei deficienti, eh. Oh, cibo, grazie. Munizioni, grande. Fermi tutti. Oh, grande! Mi fai tutto il giro perché quello che devo fare mi conviene. Ok, qui non c'è niente. Perché non mi ricordo quanti ne sono, capi? Dove sono finiti? Se stanno aspettando, perché ce n'è uno là in fondo che fa il cecchino, capi?
non scappi. Veniva da lì. Sono solo questi due. Qui non c'è un cazzo. D'accordo, proseguiamo. Morti? Tutto qua? Finito? Sì, lo so che devo andare di là, però... Vorrei anche vedere se sono a posto. Per sicuro tengo il fucile a pompolate. Ah, non era qui, era più... Non mi ricordo se era qui e fece la strage dei deficienti, se era qui. O mi sto confondendo, tanto magna cose. Com'è bello che mi dice che ce l'ho, che sono al massimo delle cose, che poi in realtà non posso creare nulla. Cioè, è bellissimo. Come il gioco ti odia. Ok, dovremmo salire lì sopra, ma prima di salire qui sopra io voglio girare bene intorno. Ok, qui non mi sembra che c'è... ci sono cose. Grande. Sì. Lo so, mi dovrei curare, però questi sono più importanti, ragazzi. Sembra strano, ma sono più importanti. L'arco mi trovo molto meglio con lei, ve lo dico. Sembra strano, ma l'arco mi trovo molto meglio con lei. Che con... Beh, mi serviva. Ah, il coso nel bagno era un jumpscare con nel 2, ecco perché. Ok, non c'è più nulla qui, allora posso anche andarmene. Prima di salire sopra, però... Vorrei dare uno sguardo anche qui. C'è qualcosa qui? No. Sì, ragazzi, che io voglio controllare tutto. Ah, giusto, qua vedo tutto il paesaggio. E là si vedeva il restante del paesino. E dobbiamo arrivare di là, dobbiamo arrivare. Ditemi voi. C'è qualcosa qui? No. Ok, possiamo andare dritto per dritto, dai. Aspetta, c'era una cosa che abbiamo detto che era al massimo, che poi non è vero, aspetta. Non mi ricordo se era qui, aspetta, che mi diceva che era il massimo. Che non lo potevo prendere perché era al massimo. Ah, ecco, vedete? A posto. Ora sono contento, andiamo per di qua. Dovremmo nasconderci dentro un tubo fra poco, a parte che abbiamo fatto una strage a sto imbecille. Ma poi c'era un altro, eccolo qua, pistola, meno male. Oh, vedi? Oh, così funziona, così si fa. Ah, madonna, sono spaventato. Ok, dovrebbe aiutarmi a uscire di qui. Ok. Attenzione. Ci siamo. Ma dobbiamo nasconderci dentro. Sì, perché non sei ancora notte. Eccola, vedi? Non cadere, non cadere. Fu così che poi invece cade. Eccolo qui.
Ora qua scopriamo la cosa, guardate. Non l'avevo preso. Bello. Vedi che ogni tanto le piccole esplorazioni. Io sto sbloccando comunque da tutti i fumetti a breve. Stessa cosa, non posso passare per di là, quindi mi devo nascondere. Ho fatto sta cosa perché, guardate qua, bloccava la via. Bravi, ho visto adesso. Bloccava la via. Anto, non scucciava perché sono sicuro che mi sta contattando lui. Ah, ecco quel bel posto. Ah, ecco. Lì, vedete? Lì, in quel punto, con l'arco. Pum, 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 ammazzato tutti uno appresso all'altro. Per mia fortuna ho un po' di materiali, potrei fottere un po' tutti, potrei. Con l'arco però non è che possa essere molto da. Cavolo, non li vedo. Ah, invece li vedo. Non perderla! In arrivo uno là in lontano, hai visto? Sono un po' cattivuccio, eh. Vai con questo. Ok. Sai che dovrei averli finiti? Quello è morto. Il lanciafiamme ho fatto la cavolata. Ho tirato male il. Ma speravo di prenderlo, invece non l'ho preso. Boh. È andata male. Andiamo avanti. Munizioni? Oh, grande, almeno. Almeno per quello. Carica. Bello però questo fucile, molto più comodo rispetto a quello che ho di Joel, che carica. Vabbè, ma credo che sia quello di Joel, teoricamente. Anche se quello di Joel è al mirino. Allora, noi dovremmo entrare per di là, ma non possiamo entrare e quindi dobbiamo fare tutto il giro. Quindi facciamo tutto il giro. Come si esce di qui? Come si entra, più che altro? Sì. So già cosa dobbiamo fare.
Guardate là, vede uno va qua. E l'altro viene spostato un poco qua. Che poi se tu scendi l'hai bloccato. Non voglio restare intrappolato. Dov'è l'uscita? Prende la roba, non c'è niente, cavolo. Oh, prendi? Ah, vedi quell'altro. Eh sì, giustamente. Ah, li vedi l'uscita di là. Quindi sì, potevamo entrare in due modi. Ah, io posso creare, giusto, se no se no sei sei nel pieno. Al diavolo. E smetti che mi dice che sono strapieno, che non è vero mai. Ecco, prendi. Vediamo qui se c'è qualcosa. No. Ok. La mia più grande sfiga è che mi hanno beccato mentre sono passato, vero? Ma era voluto, eh? Ora però due sanno che sono lì dentro. La mia domanda è se fanno il giro, passano e fanno cosa. Non può essere che non... No, non può essere che non si mettono a fare cose. Ok, ma io passo per di qua. Oh, avete rotto. Come avete fatto a capire che sono qui? Ecco, ora sì che sono contento. Però pure voi, andate addosso a me. Teoricamente devo andare con la pistola. Un po' con calma, ragazzi, ma più o meno no, perché è solo che ok, vedi che là ci sono munizioni, ci sono cose. Che c'era qui? Niente. Madonna, come ho storpiato male a questo. Mmm.
Ma sì, vado con questo, tiè. Come del tipo... Ma no, mi sono spaventato. Un secondo, raga. Scusate, un attimo che mi ha spaventato mia madre. Ha chiamato all'ultimo, così all'improvviso. Allora... Niente, vado con la pistola. Potrei uscire, però mi ricordo che c'era un altro tizio. Perché mi ricordo che c'era un altro tizio? Comunque abbiamo delle buone munizioni, anche se ho la sensazione che non mi serviranno. Ecco, guarda chi c'è. Rilassati. Ti sto salvando la vita. Ecco. Ecco fatto. Che bello. Che bello. Carne cruda. Come ti senti? Uno splendore. Tieni. Dovresti mangiare. So che hai fame. Sei rimasta qui un bel po'. Che cos'è? È cervo. Con contorno di carne umana. No. No, te lo giuro, è solo cervo. Sei un cazzo di animale. Un giudizio un po' affrettato. Visto che voi avete ucciso... quante persone? Non ci hanno dato scelta. E pensi che noi l'abbiamo, vero? Uccidi per sopravvivere. Anche noi. Dobbiamo preoccuparci dei nostri, con ogni mezzo necessario. E quindi ora... mi taglierai in tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no. Dimmi il tuo nome. Sei uno stronzo patetico. Al contrario. Sono stato... piuttosto onesto con te. Ora penso sia il tuo turno. È l'unico modo per convincere gli altri. Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea. Hai cuore. Sei leale. E sei speciale. Oh. Dai, Marco, da scena. Bravissima. Mocciosa. Così mi rendi sempre più difficile tenerti in vita. Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ellie. Cosa? Di loro che... Ellie è la ragazzina che... ti è rotto un dito, stronzo! Come avevi detto? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani, Ellie. Ah, piccola raga, io vi posso far ridere per fatto di Joel. Stavo parlando con il mio amico Antonio e avevo realizzato, perché lui è un tifoso del calcio. Ragazzi, cazzarola, quanto ho notato che Joel...
somiglia moltissimo. Sapete a chi? A un calciatore famoso italiano. Gattuso! Ragazzi, è Gattuso! È Gattuso, cazzo! Ok, solo di faccia però, perché fisicamente Gattuso si è fatta la panza. Però... È Gattuso, raga. È presente Gattuso. Ci abbiamo... Oh, abbiamo robe? No. Sei figura. E tanto abbiamo un equipaggiamento della Madonna. La Madonna! Questi non li avevo visti nell'originale. Cioè, dite che nelle remastered queste cose le avevo prese. Birre. Quanto ne ha bevuto in birre la ragazza? Madonna. Ah, ma c'è una pistola sul dietro le chiappe. Aspetta. Gioia, tornate indietro. Ma è vero? Sì, ha la pistola proprio sulle chiappe. Manca una cosa laterale, proprio sulle chiappe. Vabbè, normale. Dai, che mo' arriva brutta gente. Ah, scusate che ve lo sto spoilerando, ma conosco il gioco. Fin troppa memoria. Oh, non ci gioco da una vita, non ci gioco Dove diavolo sei? Non ci gioco da luglio scorso, ragazzi, da luglio scorso che non ci gioco e conosco ancora a memoria il gioco. L'ho giocato una sola volta e mi è bastato avanzato per ricordare tutto il gioco. Minchia, quanto faccio schifo. Ci sono cose là, vediamo. Quindi Ellie è rimasto per tutto il tempo qui. Non c'è nient'altro. Ah no, c'è qualcosa lì. Figurati. Esco? Dalla porta. O da qua, anche se non credo che la forza per sollevarlo. Cazzo, ce l'ha? Ah, vedi che adesso posso fare cose? Prendi. Oddio, ma hai poca vita, fratello, curati. Solo ora l'ho dato, curati. Nessuno vuole che te fai ma che muori. Caricati l'arma. Bellissima. Wow, forse posso usare l'arma. Ah, che bello, pronto a uccidere. No, vabbè, andiamo con calma. Esploriamo bene, raga. No, Dov'è andata? dove è andata? Sospensione che qua sono rimasti ancora quelli, eh. Madonna, figo. So che io vorrei vedere. Io so che devo andare a uccidere, devo fare tutto il percorso in giù, quindi non è che non lo so. Però io so benissimo che sti disgraziati mi passano tutti di lato. Perché io faccio tutta una corsa, vi ricordate? Tutta una fuga. Porca merda!
Guarda lì, guarda dove stanno. Dove? No, ma cose! Ma perché? Ma scusami. Ecco. Prossimo. Sei tutti là. 1, 2, 3, 4 e 5. Dimmi tu. Ho capito. Devo avvicinarmi io. Mi devo avvicinare io. Idioti. Tanto li do ammazza per forza. Com'è per cambiare posizione? È bruttissima questa cosa qui. Lui è laggiù. Ah, quindi pensavo che ovviamente che io sono rimasto. Ah, sono rincoglioniti. Ma se io lo sparo da questa direzione. Ok. Comunque io volevo fare una cosa dietro al muro, però questi muri invisibili, perché tecnicamente doveva funzionare, capì? Da qua doveva funzionare che lo devo pigliare. Ancora là penso che sono. Vedi che però sono un po' rincoglioniti. Ah, poi mi costringe a... Ok. E allora... Sti cavoli. Proprio qui. Tutte e due rincoglioniti, proprio, guarda. Lui è laggiù!
Ah, cavolo! Ti prego, dimmi che uno di voi avete qualcosa. Ok, almeno. Cioè, mi avete costretto, mi fa tutto un giro solo per entrare qui dentro, capito? Quello che mi dà fastidio. Oh, dai, almeno. Ok, almeno. Perché ho sentito rumori molesti? Ah, ero io comunque. Preso, stronzo! Finiscilo! Tienilo fermo! Da merda! Figlio di traia! Forza. Ora, a parte che io odio di Joel, che puramente... Tu aspetta qui. Ah, ecco il famoso gioco che faceva con Tommy. Ora guardate. Non so di nessuna ragazza. Cazzo! Ehi, guardami, guardami. Te lo stacco questo cazzo di ginocchio. La ragazza. Viva! È il nuovo giocattolo di David. Dove? In città! In città! Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Segnalo. È lì, cazzo. Puoi controllare. Chiedilo a lui. Chiediglielo. Te lo dirà. Non sto mentendo. Non sto. Vaffanculo, cazzo. Ti ha detto quello che volevi. Non so niente di più. Ok, va bene. Gli credo. No, aspetta. Beh, ve la siete cercata però, eh. Forza. Lasciami. Dai. Basta. Smettila. No. Ti avevo avvertita. Sono infetta. Sono infetta. Davvero. E ora anche tu. Guarda lì. Tirami sulla manica. Guarda lì. Starò al tuo gioco. Com'è che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo. Imbecille. Ecco qua, una delle parti di Ellie che io odio. La Madonna. Ah, mi aspettava. Come fai ad avere ancora la torcia, te, Mizzica? Ah, ok.
Avevo visto una cosa qui però, sai? Ah. Ah, ok. Ah, quindi avrò solo questo, è vero. Ecco che lo odio questa parte. Cioè, vediamo un po'. Però Canentelli ha detto la verità. Anzi, ma faccio una bastardata, così non ho rischi che mi seguano. Beach Blitz. Abbiamo sentito dei colpi. Infetta. Cosa? La ragazza è infetta ed è uscita. È una brutta notizia per te. Bene. Voglio che raduniate tutti quelli che non sono armati e che li facciate uscire di qui. Troveremo quella ragazza e la uccideremo. Oh mio Dio, porto i ragazzi a rifugio. Via. Ah, sta che non sono entrati per di qua. Ah, quell'area la conosco, quanto mi ha fatto bestemmiare. Allora, ragazzi, qua è fastidioso perché non puoi fare nulla che accoltellare. È più che altro rognoso. Ecco, vedi. Sarebbe passati per di qua, capi? Dovrò stare attento a tutto. Purtroppo non posso mettermi a correre come un cretino. Non ne posso più. Stavolta lui ha passato il limite. Sono mesi che lo dico. Gli abbiamo dato troppa corda. Questa ragazza ha ucciso i nostri e ora è infetta. Ripuliamo questo casino, poi faremo un'assemblea cittadina e metteremo in ordine la sua leadership. Proprio lì! Dio di noia! Aia, cazzo! Ma dai, proprio tu! Proprio quello che non ho visto! No, vabbè, allora, no, non può essere che proprio quello che non vuol... No, vabbè, dai. Cavolo. Pure. Vabbè, posso anche morire, raga. Merito di morire. Dai, prossimo. Ma dai, mi avete rotto il cazzo, però. Dai, come mi avete spottato continuamente? Oh, ho cercato di non farmi sgamare. Quello alle spalle mi è arrivato all'improvviso ed già era uno di quelli che volevo uccidere, ma ho detto vabbè, sarà andato. Questo invece è spottato da dove non lo so perché non l'ho visto. Ma sai che è? Perché Ellie, rispetto a Joel, non ha potenziamento del suono. È questo che è. Dai. A me dà fastidio questo stronzo. Devo ammazzarlo prima. Dai, sfonda sta cazzo di porta. Sto coglione, guarda. Ah, mo gira. Mo gira, sto stronzo. Mo gira. Non ha mai girato per tutto sto tempo. Gira adesso. Adesso avete capito? Sta testa de cazzo.
Dai, avete già parlato, quindi ovvio che mo. Seguiamo. So che sei qui. Ma dai, ma perché la schiva se colpisco io? Non lo capisco. Vaffanculo. Prossimo. Anzi, mi devo pure curare. Bella pomma. Sì, un attimo, suggerisce, è arrivato. Non vedi che ho avuto un attimo un problema da far fuori tutta sta gente prima? Ah, cavolo. Mo il kit medico. Quando mi sono curato però. Vabbè, è andata. Potevo passare per di qua? Non lo sapevo. Ok. No. Viene qui. Volevo vedere se avevano lasciato delle cose, munizioni, eccetera. No. No, purtroppo, ragazzi, è tutto calcolato qui, eh. Vedete? Che c'è qua che... Ah, vedi che non porta a niente. Qua c'è un'area chiusa. Io che cacchio ne sapevo io. No, non si va. Beh, posso dire che rispetto alla remastered nel remake qua si capisce di più dove devi andare. Vi giuro, si capisce molto di più. Vabbè, io sto perlustrando, però teoricamente è più chiaro. Nella remastered praticamente è tutto così bianco e chiaro che è incomprensibile.
Anzi, qua fa vedere chiaramente che devi passare per di qua. Ok, e passa per di qua. Ora stiamoci attenti che mo qui è questa parte la conosco, è fastidiosissima. Perché aspetto che scenda, capito? Pure in due, però l'altro non lo vedo, dice idem, però non lo vedo l'altro. Che non è facile, raga, eh. Ok, è andato. Quello è di là, capito? L'ho visto. Non mi potete non avere nulla, dai, cavo, siete dei poveracci proprio. Almeno questo. Papà mi ha segnalato uno che però non vedo. Ah, perché quello là in fondo, ok. Non so dove, volevo solo vedere se... No. Niente, volevo, niente. C'è solo uno lontano. C'è un punto fastidio, eccolo là, vedi. Eccolo qua, tracte. Questo purtroppo si va in stealth, ragazzi. Lo so che devo andare là, guarda, lo so benissimo che è quel percorso di merda, lo so. Lo so, però io non voglio andare là senza avere qualcosa in mano. Infatti passerò per di qua. No, non è vero. Oh.
Questi mi trollarono perché non è di là, ma ecco là, il famoso percorso del merda dove mi fregarono alla grande. Io qua morì tante volte. Ed è adesso. Ora io mi devo allontanare e mettermi qua perché uno di loro uscirà fuori. Se hanno mantenuto lo stesso concetto di logica, perché purtroppo tranne se non escono completamente fuori da quella, perché se escono fuori bella. Porca troia. Cerchiamo ancora. Qui tutto ok. E lì? Sì, idem. Dove cavolo sei? Ah, boh. Io ho lanciato per sbaglio comunque prima il qualcosa. Sono un assassino spietato, mizzica. Dai, scendi e fatti un bel giro, bravo. Involontariamente comunque ammazzò quell'altro, Da che adesso lo ammazzo anche di nuovo, anche questo mo ammazzo. Ecco, guarda come sta puntando l'arma, mo punterà verso la sua sinistra. Mi dispiace. Ora sì che sono contento. Senza sprecare troppi colpi, raga. Rendiamoci conto che non è stato facile quello che ho fatto adesso. Nella Remastered, ragazzi, sono morto almeno un bel po' di volte. E infatti vedete che esco da qua, sti disgraziati. Io non l'avevo mai capito e mi hanno ucciso più volte. Perché non capivo dove cacchio passavano. Madonna, ragazzi, ho fatto una strage di deficienti comunque. Se vede che ti fai quando hai esperienza di gioco è tutta un'altra cosa, raga, No, non è tech, no. Metal? Aspetta, non è il gioco del pagliaccio? Sapete come sembra di sì? Può essere? Aveva acchiappa la talpa. Volevo vedere gli altri giochi che c'erano. Vabbè, sì. Gioco di corsa. No, scusa che stavo un attimo esplorando, raga. Comunque mi è andata di lusso. Ha fatto fuori a tutti, raga. Dove vai? Segui il percorso, però voglio anche perlustrare un po', magari trovo qualcosina. Abbiamo quasi fatto comunque, ragazzi, perché quella era una parte dove sono, me lo sto chiedendo anch'io. Mo, Joel arriverà dopo comunque. Oh, eccolo qua, l'autobus. Fa così freddo, ora vedrà che cosa succede il freddo. Cambierà idea dopo, perché non farà più freddo, farà un caldo torrido.
Prima di arrivare là però voglio vedere se trovo qualcos'altro, perché non può essere che non trovo niente. Fattibile che non trovo un geyser? Possibile? Neanche un coso delle luci? No, ok. Va bene, andiamo. Questa forse è la parte più fastidiosa del gioco, secondo me. Non dico fastidioso, con Ellie intendo, che è la parte più complicata e difficile con Ellie. Comunque, possiamo passare per di qua. O volendo per di qua. Eccoci qua. Ragazzi, mo si è arrivato a un punto. Prendiamoceli, se ci servono, ragazze. Cerchiamo più robe possibili. Guarda, non c'è, non ti sta a preparare per una boss fight. No, no, assolutamente no, assolutamente mica per una boss fight. No, no. Allora, sto a parte non sarà difficile. Però vi assicuro che io, ad esempio, non sono morto. Forse una volta sono morto. Una volta. Poi dopo ho capito come funzionava il meccanismo del gioco, della dinamica. Guarda come si vede bene. Oh, ragazzi, la versione remastered, per carità, tutto rispetto al classico, ma con il remake, cacchio, capisci molto di più il percorso da fare. Tu dirai in che senso, poi capirete. Ancora non vado lì davanti, voglio vedere un po'. Bello. Avremo a che fare con un pazzo. Ricordatevi le lanterne lì, Ok, non credo che però beccheremo le luci qua, però, non avendo uno zaino dove sistemarle e prenderle, credo che non le avremo, quindi ok. Ragazzi, siamo pronti? Siamo pronti, dai. 3, 2, 1. Apri. Si toglie ora. Come hai fatto? Eccolo qui. Non importa. Non puoi scappare. Vuoi uscire? Vieni a prendere le chiavi. So che non sei infetta. Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Devo trovare quelle chiavi. Che c'è, Ellie? Devo ammetterlo. Mi hai fregato prima. Per un istante hai messo in crisi la mia fede. Ma solo per un istante. Oh, ehi, Ellie! Mi dispiace per il tuo cavallo. Davvero. Spero che ti consolerà sapere che non ne sprecheremo nemmeno un pezzetto. Bella! Contento? Sei stata in gamba, piccola. Andrà tutto bene. Sai, continui a sorprendermi. È un peccato che tu non abbia cambiato idea. Ma ora è troppo tardi. Se ti arrendi ora, giuro che ti ucciderò alla Ops. No, volevo saltare dall'altra parte, non me l'ha fatto fare, merda. Volevo fare un trucchetto, niente da fa.
Parentesi, non colpi. Ecco, bravo, lo dice proprio. Non attaccare al viso aperto perché te frega. Te frega. Non Sai, c'è continua a che mi ha fregato, sembrare. quello mi ha fregato. È un peccato. Quello che mi ha fregato sono queste cose Se qua ti di. arrendi ora, giuro che ti ucciderò alla svelta. Promesso. Sì, fottiti. Lol. Ok, allora. Ok. Non dire che non ti ho dato una possibilità. Mi piace che tu pensi di essere migliore di tutto questo. Migliore di noi. Vieni fuori, ovunque tu sia. Sono scappato troppo lontano, non ti vedo. Cazzarola, cazzarola, corri, 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 Eli, corri, corri, c'è il Nemesis, c'è il Nemesis, c'è il Nemesis, c'è il Nemesis, c'è qua. Vediamo se usa come l'intelligenza artificiale rincoglionita che va avanti e indietro sapendo che io sono lì. Ok, va avanti e indietro, ma pensa di sapere dove sono. Io lo colpo almeno 3-4 volte. Quindi sì. Eccola. Lui non sa dove sono. Io devo cercare di prenderla alle spalle. Non mi deve vedere. Quindi quando si sposta, bravo. Lui deve essere sicuro che io sono in un punto. È tutto un rumore sonoro, ragazzi. Eccola, guardate dove sta. Quindi se io mi sposto per di qua per non farmi sgamare. Cazzo, guarda dove sta. Spero che non mi ha sgamato. Io devo capire se sta guardando le spalle da un lato o dall'altro. So quello è il trucco, eh? No, ha capito che sono qui. Devo spostarmi diversamente. Questo gioco lo facciamo proprio con la sua amica. Poi con la sua amica lo facciamo questo. Io purtroppo, guarda come sta andando a fuoco tutto intanto. No! Cazzo! Non l'ho visto, mi sono troppo distratto. È un po' più intelligente rispetto a quello precedente, molto più intelligente. Dove cacchio mi ha spottato?
Scusa, dove mi ha spottato, fratello? Ma io non so dov'è l'uomo. Ah, eccolo. Vaffanculo però, dai! E chi ti ha visto? Mizzica. Qua mo stavolta mi ha fregato lui. Cacchio, io mi sono spostato in un angolo pensando che lo sgamavo. Perché era lì invece, vedi? Allora sai che faccio? Se usiamo l'intelligenza artificiale che rincoglionita a volte. Io mi metto qua. Ora vediamo se l'ho fatto. Ma vediamo se passano da lì. Se passa per da lì è scriptato. Il problema è che non so dov'è, raga. Ah, eccolo. Ok, allora sai che è intelligenza artificiale del cavolo. Ok, quindi mo si sposterà qui perché... no, non si sposterà lì, furbo. Ora vediamo se va avanti o no. Non è più lì. Si è spostato. Prova l'intelligenza artificiale, oh. Cavolo, ragazzi, non è facile. Prima era più sgamabile. Vaffanculo! Le vetrate del merda! Vieni fuori! Eccola, vediamo se ho fatto mo. Perché lui sa che sono dall'altra parte. E vabbè, non è possibile che si è messo a guardare poi questo lato, ma guarda un po'.
Che palle! Aspetta ragazzi, zitti, ah, vaffanculo, bitch pleases, andata cazzo, sì, ah, la botta pigliata però, non è stata facile, infatti ora ho tre volte, ho azzeccato, Silver Lake, ragazzi, mo posso fare finalmente Joel, qui dal 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella ragazzi.